'Ndrangheta col rossetto, lupara rosa, camorra in gonnella. Ecco alcune delle definizioni che ho dato alle donne, anzi, a una categoria specifica di donne, alle madri, le mamme. Io sono mammone. Sono attaccatissimo a mia madre, è ovvio che non mi rivolgo a tutte le madri di questo mondo, ma solo ad alcune quando uso queste definizioni. Ma quali precisamente? Beh, non posso far altro che rimandarvi al ultimo numero, nuovo numero di Clickbait, esattamente il numero 1. Vi ricordate che un mesetto fa circa uscì il numero 0 di una nuova rivista, web magazine per l'esattezza, creata da alcuni creatori di contenuti del web. In quel numero zero eravamo ancora veramente alla beta, agli inizi di questo progetto. Mancava una grafica che potesse unire tutto il progetto, mancava, molti ci hanno rimproverato l'impaginazione, molti ci hanno rimproverato la mancanza di un tema comune per tutti quanti i redattori della rivista. Vi abbiamo ascoltato perché ci avete spedito centinaia di mail e ben 400 persone circa hanno deciso di supportare il progetto acquistando quel numero 0. Ed è grazie a loro che oggi esce gratuitamente il numero 1 di Clickbait. Siamo onesti, non solo grazie a quei 400 lettori che hanno voluto acquistare e quindi sostenere un progetto così ambizioso e assolutamente innovativo per tutta la piattaforma di YouTube. Penso che siamo stati i primi, noi youtuber e qualche creatore di contenuti di Facebook, a mettere al mondo, alla luce, una rivista di noi creatori di contenuti. Ma il contributo ci è stato dato anche da alcuni sponsor che troverete nella rivista ed è per questo che abbiamo potuto pubblicarla gratuitamente. Quindi chiunque di voi volesse comprare la rivista, beh, che non la può comprare, la deve solo scaricare. Qui sotto in descrizione trovate il link per farlo, sia nel primo commento che, come al solito, nella descrizione. Ma questo numero ha avuto dei miglioramenti, proprio grazie anche alle recensioni che ci hanno fatto moltissimi che si sono messi su YouTube e hanno voluto dire quello che pensavano. Se scrivete clickbait troverete tantissimi YouTuber che hanno fatto una recensione, anche qualcuno che non è YouTuber, che è un semplice lettore, che ha voluto fare la sua giustissima critica e apprezzamenti anche per fortuna a quel numero zero. Le cose sono migliorate enormemente. Rivisitazione grafica rifatta da zero da Bob Liuzzo e Davide Magni, che insieme sono messi lì nel loro think tank di Milano a cercare di dare questa nuova veste che funziona tantissimo, perché non solo gli articoli ora hanno una nuova impaginazione e una visualità molto più accattivante, ma all'interno della rivista tutti i link che vedete sono totalmente cliccabili, quindi il nostro sponsor ha voluto piazzare una app come pubblicità. L'app è completamente cliccabile e scaricabile. Se volete insultare gli autori, c'è la zona, c'è appunto una finestrella apposita, insulta l'autore, potete cliccare sui suoi social e andrete sui suoi social per poterlo insultare o fargli degli apprezzamenti, ovviamente. E la rivista quindi ha tutti questi tasti di interazione se siete connessi a internet mentre la leggete, altrimenti la rivista è totalmente leggibile allo stesso modo. In più, visto che questo numero 1 è uscito totalmente in forma gratuita, il prossimo vedremo se avrà le risorse per uscire in forma gratuita. Noi, come sapete, abbiamo come progetto quello alla fine dell'anno di farci i conti in tasca e capire se il progetto è sostenibile o no attraverso gli sponsor, se è sostenibile o no grazie a voi. Quindi questo numero 1 noi lo vogliamo far leggere non solo a quelli che hanno comprato il numero 0, che magari vi invito a comprare se non l'avete letto per vedere la differenza, ma soprattutto per farvi capire che in effetti noi lavoriamo, vi ascoltiamo e miglioriamo. Quindi, siccome questo, stavo dicendo, è un numero 1 gratuito, ha come tema il femminismo, ma a questo ci arriviamo subito. Potrete però, sempre grazie ai tasti interagibili all'interno della rivista, donare al redattore che ha scritto l'articolo che vi è piaciuto di più. Se vi sono piaciuti più articoli, pensate di fare una piccola donazione a chi ha scritto. Tra quelli che hanno scritto ci sono anch'io, dove parlo della camorra in gonnella, dell''ndrangheta col rossetto, della lupara rosa, cioè delle madri, coloro le quali ormai sono una vera e propria mafia. Mafia istituzionalizzata, perché almeno la mafia vera ha degli oppositori dentro e fuori le istituzioni, ma la maternità,
questo concetto culturale che serve sempre elevare al massimo la donna, difenderla da qualsiasi sopruso. È un altro tipo di mafia che però non ha oppositori, anzi, ne ha uno solo di oppositore. Anzi, uno è un gruppo, i padri. I padri, ultimi grandi eroi, sono i Falcone e Borsellino che combattono contro questa nuova mafia. Il perché io definisca così la maternità e quindi alcune madri, troverete ovviamente nella rivista. Però, se non vi interessa il mio articolo, ne trovate un altro, ad esempio il dottorante accademico, dove si parla di bellissimo, meraviglioso film, franchise, di film e libri in realtà, di... come si chiama là, 50 sfumature di grigio, rosso e nero, dove la donna è una schiava, eccetera. Il dottorante accademico, pam, fa ricredere un po' su tutto quello che potrebbe rappresentare di buono 50 sfumature di nero, grigio e rosso, cioè sdoganare la libertà sessuale. In realtà non è così, il dottorante accademico te lo spiega molto bene con degli esempi culturali, come sa fare lui. Poi c'è Juan, di redazione Montaigne, che fa un pochino di debunking su quello che dovrebbe essere il fenomeno che sta dilaniando l'Italia, l'Europa e il mondo, cioè il femminicidio. Vedetevi, leggetevi il suo articolo. Molto interessante è anche quello di Vicleib. Sapete che Vicleib è un critico d'arte, non lo definisco io così, non si definisce lui così, sono i giornali come Repubblica, l'Espresso che l'hanno definito come tale, oltre che essere un artista che riempie, fa l'amplein insieme a Yotobi nei loro spettacoli stand up comedy in giro per l'Italia, ma in questa veste per clickbait lui è semplicemente il critico d'arte che sempre, ma che usa la formula, noi su questa rivista usiamo la formula del clickbait, cioè titoli forti, linguaggio tra il parlato e lo scritto, e approfondisce e anzi analizza, confronta due figure: Frida Kahlo, Tamara De Lempicka. Frida Kahlo, elevata di icona femminista nel mondo dell'arte. Tamara De Lempicka, non so manco come si scrive, lo sa lui, per fortuna ha scritto lui l'articolo e non io, invece vista in tutt'altro modo. Lui, tam, rompe questa visione, spiegandoci perché Frida Kahlo non è rappresentante di niente, soprattutto di femminismo, e soprattutto perché i quadri che faceva lei non hanno portato nulla al mondo dell'arte, mentre Tamara, sì. Un articolo meraviglioso. Devo dire che per questa botta l'articolo che preferisco non è il mio ma è il suo. C'è un altro articolo particolare sul cannolo siciliano e le donne che quando lo mangiano, si sbrutano in ricotta, evocano delle immagini. Beh, Bob Liuzzo approfondisce questo tema raccontandoci un pochino la storia del cannolo e di che connessione particolare ha con le donne. C'è Davide Magni, uno di ormai che è entrato a pieno titolo nella nostra squadra, contributore appunto alla nuova veste grafica, che ha fatto un articoletto dal titolo che sembra "A me Finocchio piace la patata, ai Finocchi piace la patata", una cosa del genere, adesso non lo ricordo il titolo con esattezza. E di che cosa parla? Dei vegani e gay. Chi è vegano e gay deve superare una serie di pregiudizi. Un articolo molto divertente, andatevelo a spulciare. C'è Caverna di Platone, che devasta, mortifica, brutalizza la figura di Rey, la nuova protagonista della nuova saga di Star Wars. Caverna di Platone, pam, schiaffi in faccia, la brutalizza. Andatevelo a vedere perché è un articolo interessantissimo, super culturale tra l'altro. Chi abbiamo ancora con noi? Ma uno degli otto selezionatori della mostra del cinema di Venezia, mica pizze, fiche e cavoli. Il buon Emanuele Rauco firma due articoli. Io li trovo entrambi molto interessanti. Uno riguarda il mondo delle registe donne, cioè nel cinema la regista donna quando è che trova la sua prima, come possiamo dire, aiutatemi a dirlo, la sua prima approvazione, il suo primo input, il suo prima... quando uno fissa la cosa e quindi gli dà credibilità, insomma, andatevelo a vedere, partendo dal cinema nazista, dalla famosa regista che fece un paio di film per Hitler, tra cui quello delle Olimpiadi, che poi è riportato anche in un film recentissimo. E poi analizza anche altri media come la televisione, Twitter, cose così, andatevelo a vedere, perché Emanuele Rakos, boom, sbam, sbim, sbam, penso di aver fatto intendere cosa volessi dire. Abbiamo anche una nuova rubrica, una poesia di qualcuno, una fiaba, non possiamo dire chi è, ma è qualcuno di molto famoso in Italia che però vuole rimanere anonimo, ma noi accogliamo il suo contenuto senza guardare colui chi è colui che lo fa. Se qualcuno lo individuasse,
sentitevi anche liberi di farcelo sapere, vincerete un premio speciale, cioè il prossimo numero, nel caso dovesse essere a pagamento, il primo di voi che lo dirà lo riceverà gratis. Comunque, semmai sarà a pagamento il prossimo numero, perché spero apprezzate il progetto, l'avete visto, l'avete letto, avete visto i miglioramenti, quanto lavoro c'è, quanto lo apprezzate, quanto è figo, quanto è divertente, quanti spunti vi dà. Spero che quell'euro voi lo diate a qualcuno in questa numero zero, perché come vi dicevo ci sono i tasti per fare anche le donazioni singole e aleatorie. Se il prossimo numero sarà a pagamento, apprezzate il lavoro, un euro penso che lo valga la rivista. Noi non chiediamo elemosina, non chiediamo Patreon, sapete perché? L'abbiamo scritto anche nel numero zero, e quindi io, oltre a rimandarvi a questo numero che potete scaricare gratis, nel caso non avete letto il numero zero, che comunque è altrettanto interessante ma un po' alla rinfusa perché non c'era un tema generale su cui scrivere, vi lascio anche quello. Ah, e una piccola novità, nel caso ne foste ghiotti, abbiamo creato il primo social della pagina, che è la pagina Facebook Clickbait Web Magazine. Troverete anche quello qui sotto nella descrizione. Piano piano, insomma, lo staff è ridotto, ancora non entrano nelle nostre tasche tanti dindini per metterci a rotta di collo lì sopra, però penso che possa essere un buon, come si dice, terminale per ricevere informazioni sulle uscite, su alcune chicche, su articoli speciali, articoli extra. Insomma, iniziamo dalla pagina Facebook Clickbait. C'è anche una mail, a breve, diciamo, prossimo numero lo avrete. Tra i prossimi miglioramenti ce ne sono alcuni che abbiamo in mente, ma sentitevi liberi di suggerirci quello che volete, e noi ovviamente apriamo come al solito la candidatura per scrivere su Clickbait a tutti quanti, quelli che hanno qualcosa interessante da dire, di farci vedere un articolo, appena magari segnaleremo il prossimo argomento, che magari sarà anche votato sulla pagina Facebook a livello di sondaggio. Se la totalità della redazione sarà d'accordo, vedrete il vostro articolo pubblicato. Noi accettiamo veramente tutti, zero limiti, quindi non dite ma avete chiesto a quello, chiesto a quello. Tutti possono proporsi, non c'è nessun limite. Quindi io, oltre a rimandarvi a link sotto sopra la pagina Facebook, vi saluto. Le donne meglio che non scarichino questa rivista è che voi non glielo facciate vedere. Però, se vi è piaciuto, visto che il numero valeva zero, fate una condivisioncina sui vostri social dicendo wow, ma che figata incredibile, atomica, il clickbait numero uno sul femminismo. Anche perché questa è la rivista che Chimed Rap non vorrebbe farvi leggere. Nemmeno Barbie Xanax, ora che ci penso. Ciao a tutti.